Piccole fiammelle si accendono una dopo l'altra per 8 giorni. È la festa ebraica di Hanukkah, la festa delle luci. Luci da mostrare sull'uscio di casa, luci che attirano giovani e famiglie a far festa in questa via del commercio di Gerusalemme Ovest, oppure fedeli e turisti proprio sotto al muro del pianto, davanti ad una grande annuchia d'oro. Hanukkah ricorda la riconsacrazione del Tempio di Gerusalemme del II secolo a.C. Secondo la tradizione, in quell'occasione avvenne un miracolo. Il poco olio puro a disposizione per accendere le luci della menorah durò, con la sorpresa di tutti, ben 8 giorni. Ma al termine di questa festa, che cade proprio nella settimana di Natale, il vero miracolo a Gerusalemme, un miracolo possibile, è un altro. Quello che ha portato questa comunità ebraica a festeggiare l'accensione dell'ultima candela di Hanukkah insieme a cristiani e musulmani. Non è la prima volta, ma di nuovo preghiere, canti, riflessioni e auguri hanno riunito fedeli di diverse religioni. Uomini e donne che hanno voluto vivere insieme una serata di amicizia.